ma non ci deve essere uno standard peggiorativo per internet, cioè non si può poi creare per il sito internet uno standard che sia qualitativamente più pesante, anche perché non vedo come questo potrebbe mai essere, rispetto al salone fisico. Zona ormai il mercato potenzialmente di 27 paesi e ovviamente resta il tema della consegna, adesso ne parlerò fra un attimo. Il sito può essere e deve essere, se lo desiderate, sia un sito di promozione sia un sito di vendita. Dico questo perché sul Corriere della Sera del 26 novembre, ce l'avevo lì, forse l'ho lasciato al tavolo, ma ho riportato una dichiarazione di Nordio, e vendere, non solo mostrare il prodotto su internet, assolutamente è autorizzato a farlo, e le esperienze straniere sembrano anche suggerire che questa possa essere una strada particolare. Vi ho portato un esempio americano recentissimo, questo è una via di mezzo. Questo signore si è inventato, questo è un si chiama Robert Weisman, è un concessionario, in realtà è un venditore di un concessionario Hyundai, il quale ha avuto un enorme successo perché utilizza internet per la scelta del veicolo, poi porta la demo a casa del cliente, gliela fa provare, perché lui dice che facendo provare il veicolo non sulle strade vicino alla concessionaria, ma a casa del cliente, nel suo quartiere, questo aiuta a creare uno speciale rapporto col cliente. E credo che sia stato il venditore numero uno in America, troverete il suo riferimento sui blog, cioè è l'esempio di come internet possa davvero aprire nuove. Un milione e mezzo ci piace più di 1.300.000, può darsi di sì, non lo so, non sta a me dirlo. Comunque nel 2008 si vendevano 2.160.000 auto, ma i bilanci erano in perdita del 46%, oggi siamo al 50%, non mi sembra sia cambiato molto in 4 anni, nonostante si vendessero 1.000.000 di auto in più, quindi c'è qualcosa di più strutturale che non è solo il numero delle auto. In ogni caso, per andare a 1.300.000 o 1.500.000 ci deve essere qualcosa di rispetto al TAEG, e quindi quando scopre che nel TAEG c'è tutto, vale la pena di avere più coraggio, cioè fare offerte TAN 0, TAEG 7 non ha molto senso, si fanno offerte TAN 6, TAEG 7, è la stessa offerta, molto più trasparente. Oggi il cliente, se gli chiedete che cosa fa quando compara su internet i finanziamenti, fa una cosa molto semplice, fa il numero delle rate per l'importo della rata, non fa altro. Quindi tutti i simulatori di comparazione dicono: io devo pagare 48 rate da 300 euro, dopodiché c'è chi mi dice che questo è il 3 e c'è chi mi dice che questo è l'8. E questo è un esercizio interessante, perché è la stessa offerta, alla fine viene fuori che chi gli dice l'8 è più trasparente di chi gli dice il 3. Avete domande, quesiti, curiosità, cose da chiederci? Noi vi ringraziamo.